fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo e poi. E abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Nelle nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando finiremo ancora un altro. Forza, equilibrio, misura, maternità, estemporaneità, naturalezza, eleganza, femmana, panni stesi in balia del vento, dei soprusi e delle sopraffazioni, femmana, luce che illumina il buio delle notti, delle disuguaglianze, delle superficialità, femmana, prisma dalle 100 sfaccettature, caleidoscopio di sentimenti e di amore. Femmana, ce ne sono 8 stasera che si confessano, ma sono 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo, tutte con le stesse problematiche. Femmana, che non hanno età, epoca e nazionalità, come il male, la violenza e il sopruso, non hanno età, epoca e nazionalità. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro. Amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Nelle nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Guerra, si parla sempre guerra, guerra qua, guerra là, ma che ne sanno chi sta la guerra, l'hanno mai vista? Io non solo l'ho vista, ma l'ho fatta, l'ho patita. La guerra mi sta aiuto con quello, ma posseduta. È come una droga, non sai più addosso bene o male, che lo che fai fai non c'è ragione, non c'è raziocinio. Sei solo schiava di ideali che ti portano a uscire da uno che non conosciva. Che fino a pochi secondi prima non sapevo neanche che esisteva. La guerra non conosce nazionalità, non conosce pietà, non conosce amore! Scusate lo sfogo, non mi sono neppure presentata. Mi chiamo Maddalena Cerasuolo, mamma chiamava Nelinuccia, un soprannome che poi è diventato il mio nome di battaglia. Sono stata una partigiana. Ho partecipato alle 4 giornate di Napoli con tanto di medaglia di bronzo, motivazione, mazzo di fiori e bacio del generale Montgomery. Sto bacio se potevo pure sparagnare. La guerra è stata una costante nella vita mia.
Sono nata a Materdè in una famiglia numerosa. Padre, madre, 8 figli e nonna a carico. A casa mia era una guerra continua, però ci volemmo bene. A tosta miseria ci sta sempre bene. A casa era piccerella, un grande stanzone e un cucinino. Quando si rompeva, si metteva nel rete un letto mese. Io pavimento sparivo. E se dovevi andare lì in bagno, i vacammonavo con le nonna. Per mangiare non c'era scelta. Mio padre faceva il cuoco all'ansaldo e quindi ce l'avevamo mangiata in rumanenza. Poi fu licenziato e si mettette a fare pizza fritta. E quanto ce l'avevamo mangiata! Siamo cresciuti a pizza, rete bene scorre sangue e uoglia. Però capivamo che i tempi erano difficili. Io lo notavo dalla faccia di mamma e papà, sempre più cupo, preoccupata. E poi bombardamento, sempre più intenso, con bombe sempre più forti che portavano solo morte e devastazione. Manca rinde ricoveri, stavamo sicura. Io stavo rinda una piccola grotta e prete tufa, ma ancora a me arrivano centinaia di palazzi. Sento gente che dice, io vivo la giornata. Noi vivevamo i minuti. Un minuto prima ci stiva e un secondo roba no. Ma no per cause naturali, no! Perché qualcuno ha deciso che hanno morito delle povere persone in nome della pace e degli equilibri del mondo. Però loro sono protette, sono difese. Ma chi ci proteggeva? Lui chi ci difendeva? A noi ci hanno tolto una delle cose più belle della vita. A gioventù, all'età di 18-20 anni, si pensa ad uscire con le amiche, ad innamorarsi, a ballare, a sognare tramite un bello film. A noi tutto questo ci è stato negato. La guerra ci ha fatto crescere in fretta facendoci saltare l'epoca dei sogni. C'era solo la cruda realtà fatta di stenti e devastazioni. E poi sentivamo la presenza della morte come un infame e freddo venticello che ti passa vicino in ogni momento. Poi un raggio di sole, festa, gioia, la guerra era finita, i fascisti scappavano. Loro scappavano. Ma i tedeschi ci assediarono e fu di nuovo buio. Anzi, chi li tempo a diventare una nera. Nero con un colore e coscienza loro. O comandante dei tedeschi facette un proclamo. Voleva 30.000 uomini da spedirli in Germania per utilizzarli nelle fabbriche del Terzo Reich. Sapendo che l'americano stava per venire, voleva portarsi l'uomo nostro come schiava a casa allora. Io avvertetto subito a papà e fratelli miei. Papà dicette, basta, basta, abbiamo supportato troppo, basta, soprusi, umiliazioni. E cominciai a contattare amici e parenti per organizzare una resistenza armata dagli schifusi tedeschi. Ma si rendette subito conto che non teneva armi. E come si fa? E qua entra in campo io. Per cercarla mi proponetti, ero femmina, e stavo meno sospetti. Papà non voleva, ma insistette. Mi rette uno schiaffo, papà! Papà, vi tenu morso! E io mi sento sta bocca spalancata da morte senza reterina. Io voglio campare. Ma vita mia è quella degli altri, passa attraverso rischio o pericolo. Se provi a già morire, voglio morire con dignità. Papà calè l'occhio e capetta. Andai in tutte le caserme posti per la polizia per cercare armi per la resistenza. A volte ci riuscivo, altre volte no, ma tentavo, dovevo tentare. Napoli era una bomba che mi ci ha picciata. E sta bomba scoppia innanzi a me. E a cercare armi rinta una stazione dei carabinieri alla sanità. O comandante mi ricette, c'è sta una pattuglia tedesca che sta saccheggiando una fabbrica e bello vicotrono. Portaci sto biglietto, ehi de dunga. E mi consegnano un biglietto scritto in tedesco. E che sta scritto, ricettia? Che sanno arrendere, mi rispondettisse. Mi state consegnando alla morte? No, se a portarle una femmina non si permetteranno di sparare. Ci fu un silenzio, forse un minuto, ma fu un'eternità. Facetto conto della mia esistenza, guardai la bilancia della mia vita e pendeva solo sulle negatività. E mai come a quel momento, io mi sentette Napoli con tutto il popolo su un coppa e spalla. Radacca! C'è scippio biglietto a mano e corretta, leggera, come non avevo mai corso. Per la prima
una volta il fatto che ero femmina forse era utile. In un'epoca in cui noi non votavamo, in cui solo per gli uomini c'era il delitto d'onore e la violenza sessuale era un danno più per la morale, io, in quanto femmina, forse ero utile. Questo fatto mi faceva passare in secondo ordine pure la morte. Arrivate fuori a fabbrica, pigliai a pietto fazzoletto bianco e sventolandolo mi avvicinai a un soldato tedesco. Ci consegnò un biglietto mentre un suo freddo mi passai per lina. Per non te leggere. Mottende R a Lucca in X-Raux! Ancora un uomo, ricordo su una chili in parola. X-Raux! Non sapevo che voleva ricevere, ma capetta. Facendo pochi passi, si scatenò all'inferno. O comandando la lettera con militari e partigiani assaltai tedeschi. Mi ritrovai in mezzo a una furibonda sparatoria. Annanzi a me fu colpita a morte una carabiniera. Chiuretto l'occhio, pigliò fucile a terra e cominciai a sparare, pianieve sparavo. Per nute colpa, ci fu una calma irreale. Decine e decine morte in terra. Chi le surdate che mi avevano rissa in gola, erano tutte morte. Ma perché? Perché? Sporca e povera sangue, me ne fui etta. Volevi a casa, volevo abbracciare mamma e papà. Ma passando per ponte della sanità, vedetto due soldati tedeschi che trasevano rintano tombino con dei fili in mano. Mi incuriosetto, ma volevo tornare a casa. Raccontai tutto cosa a papà, puro fatto lo conto. Oh, donna mia! Ascende chiamando due fratelli miei e altri amici. Arrivano giusto in tempo perché stavano mettendo del tritolo sotto al ponte per farlo saltare. A costo lo pericolo, attaccava a mattuglio, ponte fui salvo. Che la sera mi guardavo quel ponte con orgoglio e pensavo che se stavo ancora là era tutto merito mio. Ma attorno c'erano palazzi, negozi, ci vivevano centinaia di famiglie. E voi ponte. Sì, pure strategica, accerite centinaia di famiglie, portando poi morte e dolore a migliaia di cristiani. Chi fa la guerra venne l'animo Oriavolo. Da quel momento in poi per me Oriavolo furono tedeschi. Furono giorni di guerra, si combatteva in ogni angolo della strada. Chiunque aveva un fucile sparava. Io avevo un fucile, modello 91. Su 91 pensavo fosse il calibro, no. Era un residuo bellico del 1891, ma per me non era un problema. Ci luai a morto in terra con tutte le munizioni, assaltai persino un carro armato tigre. E Beretto, mio cugino Gennaro, di 11 anni, morire. Un giorno andai alla caserma Garibaldi per cercare armi per la resistenza del quartiere mio. Arrivai tardi, si erano pigliate tutto coso. Ma guardando bene in tan angolo, Beretto, delle bombe a mano. E pigliai e mettette rinda una sacca delle che tenevo in me la scelta. Fuori la fabbrica trovai dei soldati tedeschi, non mi perdette l'anima. Mettette la sacca in terra vicino al muro. Arrapetto questi da fiore che tenevo e mi assottai in coppa e bomba. Io mi consideravo una ragazza passabile, ma in quel momento era esplosiva. Adesso scherzo. Ma ancora me lo ricordo il freddo di quello strumento di morte tra le gambe. In 4 giorni Napoli fu liberata. Quando arrivarono gli alleati, i tedeschi erano andati già via. La notizia del mio coraggio arrivò pure a loro. Tanto è vero che invece mi ringraziavano, proponette le fatica con loro come spia. Potevo rifiutare, ma accettai. Quello che era successo a Napoli succedeva in tantissime città d'Italia. Aiutandole potevo salvare centinaia di famiglie, come avevo fatto col ponte della sanità. La guerra crea molti diavoli, mancano sacrange. Io ne ho conosciuti entrambi. Mi sono state tutte e due cose perché Bacino era stata diventata forza diavolo. Io sono stata una partigiana. Sto termine partigiano pare che appartenga solo a Lord. Eppure Napoli l'abbiamo liberata da soli, senza l'aiuto di nessuno. Abbiamo sconfitto in 4 giorni l'invincibile esercito di Hitler. Eppure centinaia di partigiani del sud non hanno avuto nessuna onorificenza, nessuna considerazione. Avimmo avuto a colpo che l'avimmo subito sconfitta. Che stranezza vita. Abbiamo combattuto per libertà,
a giustizia, pa democrazia. Ma guardando già politica ne valsa pena. Quando si vota, quando si fa una legge, si pensa a quanti morti ci stanno a rete. Oggi, sposate con figli, se pensa a quello che ha fatto, io sono una cosa e le non ce n'è nata. Oggi sono dolce e tenera con i miei figli e lo sarò anche con i miei nipoti. Il passato sta alle spalle, ma è passato con quello. Mi ha modellato, rafforzato. Le schifezze sono state tante, ma il mio essere donna non mi ha fermato. Ha raggiopigliato chi lo coraggio, chi lo sangue fritto. Stevamo in guerra e quando si sta in guerra si tira fuori tutto un male che a uno te ne ha. In ognuno di voi ci sta stipata una luce. Figlia era guerra. O peggiore tutte male! Riservata, che non si apre, che non dice mai i fatti suoi. Ma papà, se mi dice che sto qui in ospedale a mi fare una lista perché non posso camminare, che mi fanno male assai ai piedi. Papà, se mi dice. Come? E come lo sapete? La GT, mamma. E mi è scappato. Sì, signore, mi fanno male assai ai piedi. E perché si tenga la visita al pediatra? Gesù, voi ridete, io non le si fa sentire a buio, ti vorrei tutte in via. Io poi mi faccio sempre i controlli, la settimana scorsa mi ho già fatto pure un pappo twist. Stamattina, per esempio, mamma mia, stamattina mi ero fissata che tenevi lì il pezzo un po' musso, sono stata mezz'ora nel suo specchio. No, no, mi sbagliavo, no, no, non era così. Poi a una certa età i controlli stanno a fare, e specie quando non avevo figli come a me. Noi femmine siamo delle macchine perfette create per fare i figli e quando ne facciamo ci sentiamo un poco sballate. Mio marito, che ne parliamo a fa? Si dice il sesso allunga la vita. Io sono morto 30 anni fa. Già 30 anni fa ci voleva il pifferaio. Il signor pifferai, chi le persone esce su bene? Ci voleva dire sotto l'occhio mio, no, signor, ci appiccicavamo sempre. Tra me e lui ci stava sempre dell'astice. La pescheria. E perché dici la pescheria? Cioè, se sto parlando di cose serie, lui dici la pescheria. E se mi dai a me che era proprio una pupatella, giovane, allegra. La verità. Purisse non era male, mi ricordo come si fosse mo, quando mi ha detto il primo appuntamento, mi invitò a cena, e mi mise tutto un vestitino, tutto di orgasmo. Ma quando era bello, lì quando mi mettevo, provavo proprio piacere. E arriva esso, con una gannanza all'occhio, o stare sotto il braccio, una canottiera verde con un bello cuore rosso giusto cielo. Cacciai una rosa e mi portai a mangiare Don Antonio Zuzzu. Poetica, raffinata, elegante, pozzetta o sangue rossa. Oh, signore, è vivo, quando è morto, ma quando mai? Se ne è chiuso, mi ha lasciato per un'Ucraina. Cazzo, quella straniera.
No, ma tu tieni che è 30 anni e meno, l'altezza, la bellezza. Ma proprio questo signor, sono superiori, Come, perché? E che le sei sistemato? Gesù, se l'ha sposato, e così quando muore, quindi pure la funziona solo. Signor, sta arrivando posto che già scendere, scusate, ve lascio perché me ne ha già io. Buona giornata, signora, arrivederci. Signora, io le devo chiedere scusa. Io l'ho presa in giro, non sono la donna rozza e sguaiata che ha visto poco fa. Io ho insegnato italiano per tanti anni alle scuole superiori e le uniche cose vere che le ho detto è che mio marito veramente mi ha lasciato essere sposata con un'ucraina e che non ho figli. Ormai da alcuni anni sono in pensione, sola, senza affetti né da dare né da ricevere, e con una depressione che mi devasta, che mi fa cibare solo di tranquillanti. Ho trovato questo modo per trascorrere le mie giornate. Salgo e scendo dai pullman e interpreto una persona diametralmente opposta alla mia. Mi aiuto a vivere. Io le ho rubato un po' di attenzione. Per lei è stato nido, il diversivo. Ma per me è stato tanto. Mi ha allentato dalla morsa della noia e della solitudine. Si può morire di questo, sa? Mi creda. Mi scusi ancora, signora. Lei inconsapevolmente è stata parte della mia terapia. Grazie e buona giornata. Bellissima, fatale, la chanteuse. No, non sono francese. Sono nata in provincia di Genova. Chi sono io? Sono Liliana Castaiola, diva del mio tempo e della mia epoca. Un'epoca fatta di disuguaglianze, di lustrini, di ostentata apparenza, di fame. Fame fisica e morale. E in questo mondo ci sono anch'io. Sono attrice, ballerina. E ciò mi ha dato una certa visibilità inusuale per il mio tempo, soprattutto se si è donna. In un mondo di mancate parità e di falsi pudori, mi sono presa ciò che il mondo mi aveva tolto. L'intelligenza mi ha fatto capire che sotto la sottana c'era un potere, ed io l'ho sfruttato. All'inizio è stato difficile, dovevo cedere, ma poi ho iniziato a scegliere io. Faccio quello che loro facevano a me, li usavo e li gettavo. Nel mio curriculum sentimentale ci sono regnanti, industriali, ministri. In Francia due marinai si sfidarono a duello per me. Ricchi nobili hanno dilapidato intere fortune. Uno di loro mi sparò. Ho ancora la pallottola conficcata nella volta cranica. Una vita intensa, in cui l'arte fa da comprimaria. Poi venne lui. Lo conoscevo solo di fama. Se ne parlava come di un grande comico, faceva ridere ed io volevo ridere. Lo andai a vedere. Era davvero bravo. Molto strano fisicamente, bruttino, snodato, però dotato di un certo charme. Non ci vedemmo quella sera, ma l'indomani ricevetti un mazzo di fiori con un biglietto. E col profumo di queste rose che esprimo tutta la mia ammirazione. Antonio De Curtis. Un dardo mi trafisse il cuore. Avevo ricevuto migliaia di fiori, di gioielli, ma un forte turbamento mi avvolse. Volevo vederlo. E lo vidi. E ci vedemmo decine, decine di volte. Iniziò una passione così forte, intensa, coinvolgente. Io, che avevo avuto ai miei piedi gli uomini più ricchi di Europa, mi diedi completamente a lui. Antonio mi turbava. Non so perché. La sua passionalità, il suo farmi sentir donna mi inebriava come non mai, nessuno mi aveva mai fatto sentire come lui. Perdevo man mano le mie sicurezze.
Lo cercavo, ma lui di ciò se ne approfittava, scappava, sovente mi maltrattava, e ciò invece di allontanarmi da lui, come una calamita, mi attraeva sempre di più, di più, di più. Facevo ridere il mondo intero. Una mangiatrice di uomini sbranata da un essere quequero. Ma che ne sanno loro cos'è la passione? Quella che supera l'età, la fisicità, quel perenne fuoco che ti brucia dentro e ti fa evaporare la ragione. Ebbene sì, io vivevo così, dipendente da lui. Un suo bacio per me era tutto. Non volevo perderlo. Volevo rifarmi una vita con lui, cambiarla, pulirla, essere sua per sempre, avere dei figli. Ma il mio passato era un tormento troppo grande. Intimamente mi amava, lo sapevo, lo sentivo. Ma per lui sapere che il mio corpo era stato di altri, era stato baciato, accarezzato, violato da altri, era un macigno troppo grande. Non riusciva a capire che in una vita ci può essere un prima e un dopo. Non riusciva a capire il reale sentimento che mi teneva legata a lui. Per lui restavo una donnaccia, come se una donnaccia non potesse avere dei nobili e puri sentimenti. Era un relitto. Le luci si erano spente su di me. Lo cercavo, ma lui scappava, gli scrivevo, ma lui mi ignorava, salvo poi incontrarmi, avermi e andar via. Lo cercai per un ultimo incontro. Mentre parlavamo, un gatto nero miagolava sinistramente per la strada. Litigammo, poi lui attaccò. Ormai non gli interessavo più. Forse avrà trovato una donna più giovane di me. Forse vuole essere solo. Ondate di pensieri mi attraversavano la mente. Puoi aiutarlo. Questa non è vita. Non è vita. La mia vita non ha senso. È un tormento e non lo merito. Dolce riposo. Totò, grazie per quei sorrisi che hai saputo dare alla mia vita triste e disgraziata. Sarà mamma mia, tutto qua.
Sì, tu hai pavato sulla mente. E che aveva fatto me? L'aveva acciro. L'aveva acciro come fanno tante di femmine. Allora sì, allora Filomena sarebbe stata buona. Rispondi. E che stiamo consigliavano di fare, compagni miei, in Langoppa? A chi aspetti? Ti togli il pensiero. Ma l'aveva messo il pensiero. E chi avesse potuto campare con un rimorso di quello? E poi avevo giurato a Maronna. A Maronnelle Rosa, la ricordate? Come? A Maronnelle Rosa, quello che fa una grazia ogni giorno. Era nei tre roppe mezzanotte, per la strada camminavi sola. La casa mia me ne aiuta sei mesi per me. Era la prima volta. Che faccio? A chi lo dico? Indata a capa amici, stai venendo in voce dei compagni miei. A chi aspetti? Ti togli il pensiero. Io ne conosco uno tanto bravo. Senza volere, camminando, mi ritrovai l'indovica mia, innanzi all'altarino era Maronna del Rosa. E l'affrontai così. Che già fa? Tu sai tutto cosa, sai pure perché sto ancora in tua peccata, che già fa? Ma essa zitto, non rispondeva. A così fai, vabbè. Chi tu non parli, chi ha gente da credere? Uè, sto parlando con te, rispondi. E figli sono figli. Ma ce l'hai. Romanetta ferma, così, senza muovere. Forse se arrutava a capo poteva capire che la voce roveneva. Era un balcone aperto in casa, rovica a fianco. Ma perché proprio in questo momento? Che ne sa per gente dei fatti miei? Allora è stata Maronna. È stata essa. Si è vista affrontata e mi ha voluto rispondere. Allora Maronna si serve noi per parlare. Eppure quando mi dicevano, ti togli il pensiero. È stata essa, per mi mettere alla prova. E non so ci si fu io a Maronna del Rosa, facette caca fa così. E figlio so figlio, e giurai. Capocciotto sono stata vicina per tanti anni. Per loro ho sopportato tutto quello che mi hai fatto e come mi hai trattato. Ah, e quando quello giovane si innamorai e me mi volevo sposare, ricordo. Stavamo insieme a Cingan, tu ammogliato a casa tua e io a San Bodit, con quelle tre camere e cucine che mi mettiste troppo 4 anni che stavamo insieme e che finalmente me la va a stare all'angoppa. E mi volevo sposare, povero giovane, ma tu facesti geloso. Ti tengo ancora rinde i ricchi. Filume, io ti posso sposare, sono già ammogliato, ma se tu ti sposi. E ti mettiste a chiagnere, perché tu sai chiagnere. Tutto il contrario di me, tu sai chiagnere. E poi puoi ricercare. Puoi ricercare che stia il destino mio. Domenico mi va bene, ma con tutta buona volontà non mi può sposare, è già ammogliato. E che ammannanza a San Bodito. Ma poi al primo anno tua moglie muretta, o tempo passava, e io sempre a San Bodito. E poi è giovane, forse non si vuole gana da femmina per tutta la vita. E aspettammo. E quando a volte ti dicevo, Domenico, disse che sei sposato. Che la figliola che stai rimpetto a me è Fenestella. Tu arrivi, ti metti a ridere. Tale e quale come quando veniva con l'amici tuo in Langoppa prima di San Potito. Che la rasata che non è vera. Che la rasata che sta agli amici in scala. Che la rasata che è sempre la stessa chiunque la fa. Ti avrei a
accesa quando arriva così. E aspettami. Aspettami grazie di Don Domenico. Oramai è vecchio da 50 anni. Addo, capozzetta o sangue, se crede ancora essere un giovanottello. Corra a prisse e nennella. Torna a casa che i fazzoletti sporchi e rossetti, ma a mettere in da casa. Metta a me l'amore in da casa, che te sono mogliere. Te ne caccia a te a essa. Ci siamo sposati, non mi. O breve te ci ha sposato. Questa è casa mia. Guagliù, state massati. Qua ci sta un mondo con tutte le leggi e con tutte i diritti, un mondo con la carta e la penna. L'avvocato è Domenico Soriano. E qua ci sta Filomena Marturano, che le legge soia e che non sa piangere. Domenico Soriano mi diceva sempre, ma avessi mai visto una lacrima rinda a chi l'occhio? Ma lo sai quando si chiagna? Quando si conosce bene e non si può avere. Lei sempre senza chiagnere. L'occhio mio, sono cresciuto con Mallesca. Guagliù, voi mi siete figlia e nessuno mi può impedire di dire ai figli miei che mi sono figlia, vero avvocato? Che sta leggere un mondo non mi permette. Sì, ma siete figli. E io sono Filomena Marturana e non ha già parlato. Voi siete uomini, sicuramente attenti se parlate e me non ha già riuscito niente. Ma io fino a quando tenevo 17 anni, sì. Avvocato, conoscete chi li lascia? I bassi. Nera, affumicata, chi è gente, a roa stagione se muore poco calore e a verno freddo fa sbattere niente. A non c'è sta luce manca a mezz'ora. Oh, scusate, io parlo napoletano, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. In da nuova scegliere, vi che sali Boris e sterica famiglia mia. Quando ne ero? Una folla. Io non so già famiglia mia che fine ha fatto. Non mi ricordo, non voglio sapere. Sempre che faccia mutare. Sempre l'uno contro l'altro, ci cuccavamo senza dire buonanotte e ci aiutavamo senza dire buongiorno. La parola buona mi ricordo che mi ha ricetta Patona e quando ci penso tremmo mo' pottana. Tenevo 13 anni. Allù, ti stai facendo grosso e qua non ti stavo mangiando, sai? E ho calore. La notte quando si chiudeva la porta non si poteva respirare. A sera ci mettevamo tutto quanto attorno al tavolo, uno piatto e tanta forchetta, forse non sarà stato vero, ma a me mi pareva che io ogni volta che mettevo la forchetta a me mi guardavano tutto quanto come se mi stesse a rubare che lo mangiavo. Tenevo 17 anni. Foro vasci passava le signorine belle vestite sotto i bracci innamorate loro e io guardavo. Una sera incontrai una compagna amica e manca conosciuto, avevo conosciuto tanto che stavo buono, o forse allora. Ma pareva tutte cose più belle. Ricette così, così, così. Non dormette tutta nottata. E ho calore. Ho calore. E conoscete a te. L'angolo ti ricordo che la casa mi pareva una reggia. Tornai, io vi che sali Borio, e ho corro mi sbattevo in piedi, forse non mi faceranno proprio tra sì, mi sbatteranno la porta in faccia. E invece chi mi accarezzava, chi mi riempiva una seggia, mi guardavano come a uno che metteva suggezione. Solo mamma, quando io ti ha salutato, ne con gli occhi chi ne lacrima. Io vi che sali Borio, non ci sono tornato più. Non l'ha già accesa i figli, non me. A famiglia, a famiglia, e ha già aspettato 25 anni. Vaggio cresciuto, vaggio fatto uomo, ha già rubato a essa, pava crescere.
ero con Matuglia, n'angere figlia, e stevo sotto ciati, mamma mia. Palberto me ne è la famiglia, e soffornuto miezza ferrovia. Ero con Matuglia, n'angere figlia. Mo scappo quando vega polizia. O dispiacere mamma San Maletta, e papà mi dicetta che l'è morta. Mo che anni tutto male che facetta, mo che nessuna mano era corta, che retta mano a essere una perdetta. Ma voi non l'avete fatta questa via, che anni ma scansate dalla pista, scappate se non venite a compare. Lasciatemi a me, so degli rissa. E sulla vendissa, e degli me. So pammanelle, coppe, quartiero, a tutta Napoli faccio parla. Quando hanno scusa, venito la sera, dopo pianino mi metto a balla. Ven ambulanza, inda niente, ma squaglia, ma si m'afferra, ma torna all'assa. Coppa questura si è voto già sai e per formalità da buona maniera faccia care o brigadiera figliella venga mastiera rica o tenga cam o zalla sam la vota cabeza bocca, ma non appena mi tocca. Mamma, la mamma, mi fanno ridere certe persone, quando mi ricciano, pensa per te, e facciamo ora con capo guaglione, e spenghe l'ira può far gumbare lo sotto rap di chi se o destina, ma c'è chi va e perciò la sa fa. Tengano bello guaglione vicina che mi fa rispetta. Chi sta in dopo cade a darne una murata, che appena roba succiata, sapta sapere appiccicare. E tutte strade, i samacci le mazzate,